Cavalieri e dame, bentornati su Medioevo fa storia. Sono di nuovo io, Antonio, o meglio, quello che parla solo di armi e massacri. Bando alle ciance, ritorniamo da dove ci eravamo lasciati. Perché sì, abbiamo lasciato in sospeso qualcosa. Mi pare una guerra? Sì, una guerra nel nord dell'isola britannica. Ricapitoliamo gli ultimi avvenimenti. Wallace venne sconfitto a Falkirk, si ritirò in esilio e lasciò la guerra in mano alla nobiltà scozzese. Tra i due rappresentanti maggiori e pretendenti legittimi al trono di Scozia vi erano Robert de Bruce e John Comyn, entrambi con almeno una goccia di sangue di quello che innumerevoli generazioni prima fu re di Scozia. Quindi il Wallace lasciò la guerra nelle loro mani. Come si era già capito, Robert Bruce non poteva continuare una guerra persa e nel 1302, assieme ad alcuni nobili, si arrese a Edoardo I. Due anni dopo lo seguì il resto dei nobili scoti. A dirigere e amministrare il territorio scozzese fu inviato il conte di Richmond, nipote di Edoardo I. Poco dopo, nel 1305, Wallace venne catturato e giustiziato. La fine pareva vicina. Edoardo iniziò un programma di assimilazione della Scozia, ormai priva di difese e subordinata all'Inghilterra. Ma prima di scoprire la sorte del territorio scozzese, facciamo un piccolo salto indietro. Chi era Robert de Bruce? Primogenito di Robert Bruce. Aspetta, Robert Bruce non era lui, mi chiederete? Ebbene, sì, ma come sappiamo, in un'epoca come il Medioevo e successivamente il Rinascimento, vi era una certa bizzarria e ripetitività dei nomi. Beh, essendo il primogenito, ereditava il nome del padre, e il cognome era piuttosto difficile cambiarlo se si apparteneva alla nobiltà, quindi era figlio di Robert Bruce, signore di Annandale, e di Margery, contessa di Carrick. Dell'infanzia non si sa molto. È risaputo fosse un poliglotta. Parlava il gaelico, l'inglese, il latino e il franco normanno, date le sue lontane origini. A 18 anni assistette alla zuffa dei nobili scozzesi per accaparrarsi il trono, per poi finire con l'incoronazione di John Bellinol. C'è da dire che la famiglia de Bruce, sia padre che figlio, o meglio, figlie, patteggiarono per il futuro nemico, Edoardo I, nella lotta contro il Bellinol. Forse perché il loro secondo fine era sedere sul trono. Nel 1295, a 21 anni, si sposò con Isabella di Mar, esattamente un anno prima della grande campagna di Wallace. Il matrimonio non fu fortunato, o per meglio dire, non lo fu la coppia stessa, poiché Isabella, ahimè, morì un anno dopo. Lo stesso anno in cui Marion, la fantomatica consorte del Wallace, morì. Interessanti queste macabre similitudini di questi due guardiani di Scozia, no? Altre voci dicono che i due si maritarono nel 1290. All'epoca Bruce avrebbe avuto 16 anni, mentre Isabella 13. Ad ogni modo, le cose non cambiarono, poiché Isabella morì nel 1296. A soli 19 anni, dando alla luce la figlia, Margery Bruce. Durante le schermaglie di Wallace, il giovane Robert partecipò attivamente alla ribellione, ma senza l'approvazione del padre, il quale era alleato e in buoni rapporti con Edoardo I. Dopo la battaglia di Stirling Bridge, data la netta vittoria scozzese e il rifiuto di Robert di aiutare gli inglesi, il giovane Bruce venne dichiarato traditore
e da lì susseguirono diversi fatti spiacevoli, tra i quali la devastazione delle sue terre. Nel 1297, assieme ad alcuni nobili, venne costretto a firmare un trattato. Praticamente una resa. Insomma, i nobili scozzesi avrebbero scelto chi servire e sarebbero stati perdonati, al patto di giurare fedeltà a Re Edoardo. Negli anni a venire, dopo la sconfitta di Falkirk e la fuga di Wallace, il titolo di guardiano di Scozia passò a Robert e a John Comyn. Accaddero centinaia di giri e casini nobiliari, ma per farla breve, i due si odiavano. Forse perché entrambi avevano diritto al trono. Oltre al protrarsi dei massacri e della guerriglia dei fedeli a Wallace, non accadde nulla di particolare. Nel 1302, dopo la conquista di diversi castelli da parte di Edoardo, Bruce si sottomise definitivamente al monarca inglese, attendendo che il resto della nobiltà lo imitasse, per fermare così una guerra persa e altri inutili massacri. Fu un anno funesto per Bruce, ma almeno riuscì a cogliere un fiore in quel campo di sangue, poiché si sposò con Elisabetta de Burgh, una giovane figlia di nobili irlandesi, il cui padre era un amico stretto di Edoardo. Forse questo matrimonio fu organizzato proprio per cementare la lealtà di Bruce nei confronti del re inglese. Quindi sappiamo che gran parte della nobiltà scozzese era in ginocchio davanti a Edoardo I. Di conseguenza pure i loro soldati, cavalieri e volontari. Ma l'ordine in Scozia non era ancora ristabilito e quella mina vagante di Wallace era ancora in circolazione. Proprio per questo, nel 1303, Edoardo lanciò un'altra invasione nei confronti dei vicini del nord. Durante quest'anno, il guardiano di Scozia era John Comyn, il rivale del nostro Rob, che non poté fare molto contro la potenza inglese, i quali conquistarono gran parte delle Lowlands, spingendosi fino a Mure. E sempre sotto la guida del Comyn, l'anno seguente la Scozia si arrese in modo definitivo. Infatti, nel 1304, John Comyn negoziò le condizioni della resa. Letteralmente la situazione tornò come prima, poiché il potere sulla Scozia lo deteneva Edoardo I, con il sostegno della nobiltà scozzese, si intende. Le cose si evolsero in velocità, poiché solo l'anno seguente Wallace fu catturato e giustiziato nell'iconico modo che abbiamo potuto vedere nei particolari durante l'episodio precedente. La morte di Wallace venne vista dagli inglesi come la conferma della disfatta scozzese, la firma, il puntino sulla i, insomma. Venne eletto come reggente del governo subordinato della Scozia il conte di Richmond, ovvero il nipote di Edoardo. Tornando al nostro Bruce. Finita la guerra, possedeva ancora le sue terre, Carrick e Annandale, ma di diritto gli spettava l'intera Scozia. Incluso il trono. Come il padre, credeva molto nella loro discendenza dinastica e nel loro diritto a regnare. Ma vi era un enorme ostacolo per il nostro Bruce, e non erano solo l'occupazione inglese e quella diamine di roccia di Edoardo I. Il suo più grande ostacolo verso il trono era John Comyn. Quest'ultimo, al tempo, anche dopo la resa scozzese, rimase il nobile più potente di Scozia che, al contrario di Bruce, non era visto con diffidenza sia dagli inglesi che dai compatrioti. Anzi, aveva numerosi alleati sia tra gli scozzesi che tra i vicini del sud. E pure il Comyn aveva diritto al trono. Infatti in lui scorreva sangue reale da parte della madre e... poi era nipote di John Bellinol.
Robert Bruce decise di scavalcare il più grande ostacolo che si frapponeva tra lui e il trono di Scozia. O meglio, più che scavalcarlo, ci passò attraverso, con diversi colpi di lama. Era il 10 febbraio 1306, in una semplice chiesa, in quella che doveva essere una riunione segreta. Le cronache raccontano che Bruce ferì John Comyn, il quale poi venne finito da alcuni uomini di fiducia del nostro Rob. Altri dicono invece che Bruce uccise Comyn a sangue freddo. I motivi, beh, semplici e vari. Dal semplicissimo liberarsi dell'ultimo pretendente per potersi accaparrare il trono al punire la pusillanimità dell'ultimo guardiano di Scozia. Poco importa, il fatto è che Bruce uccise John Comyn e dentro una chiesa. Il fatto non fece che suscitare scompiglio e disappunto verso diversi nobili scozzesi e verso l'Inghilterra stessa. Edoardo I, ormai vecchio, si era seriamente rotto della Scozia e di quel Bruce, ambiguo fin dal principio. Robert iniziò così la sua ascesa. Assieme ai suoi sostenitori, attaccò il castello di Dumfries, obbligando gli inglesi ad arrendersi. Poi ottenne l'assoluzione dal vescovo Wishart di Glasgow, di lignaggio nobile, grande sostenitore di Robert Bruce e del suo predecessore, William Wallace. Ad ogni modo, la chiesa lo scomunicò lo stesso per il suo atto. Non solo aveva ucciso un nobile, ma lo aveva fatto in una chiesa, e le fonti narrano che accadde proprio vicino all'altare. Nello stesso anno, Bruce riuscì nel suo intento. Venne incoronato re di Scozia, con il sostegno di diverse casate nobili e alcuni vescovi. Ora era il re. La corona di Scozia ornava il suo capo. Ma un re senza terra, che cos'è? Così, come chi lo aveva preceduto, il nostro uomo iniziò una campagna per riprendersi la Scozia. Per Robert, il battesimo del fuoco come re fu una battaglia contro uno dei più temibili condottieri inglesi, Aymer de Valence, casualmente cognato del Comyn. Aymer era un conte, nobile e cavaliere, fedele fino alla fine verso Edoardo I. E pure un guerriero temibile, in quanto, anche se cavaliere, non si faceva problemi a usare metodi poco convenzionali, proprio come nella prima battaglia contro il re di Scozia. Infatti, 3 mesi dopo l'incoronazione di Robert Bruce, Aymer occupò Perth, radunando le truppe inglesi e dei nobili scozzesi contrari a Bruce. Quando il re di Scozia giunse alle mura di Perth, con un esercito effettivamente più numeroso di quello di Aymer, il re sfidò a duello il cavaliere, il quale dalle mura gli rispose come si risponde a un semplice paesano, con un «ti farò sapere». Il temporeggiare di Aymer gli permise di studiare una strategia, mentre gli scozzesi si accamparono poco lontano, nei pressi di Methven, attendendo il duello tra i due nobili. Durante la notte del 19 giugno, l'esercito inglese attaccò quello scozzese, dedito al riposo o al gozzo